Qua ciao a tutti, un'altra diretta, siamo in diretta con Biagio Carillo che ci parlerà insomma dell'atmosfera che si sta respirando in questo momento al Crime, ci dirà insomma come ha visto il pubblico, che sensazioni ha avuto rispetto a quello che erano magari le aspettative di questo Torino Crime. Beh, direi che sta andando molto bene, abbiamo registrato sold out dei buoni in sala. Sicuramente il pubblico che avete potuto vedere anche voi è visto, ci sono alcuni studenti, ci sono appassionati, ho intravisto anche qualche docente universitario, quindi una platea direi variegata. L'obiettivo è quello di veicolare un messaggio corretto e divulgativo sulla climatologia, sui fenomeni attivi. Credo che abbiamo ancora degli incontri, naturalmente chiuderemo domani sera, ma credo che fino adesso l'obiettivo sia Beh, noi abbiamo visto veramente tantissime persone e soprattutto tanto interesse, cioè tutti gli ospiti sono sempre stati, ci sono sempre state tante domande molto pertinenti rispetto a quello che era l'argomento dell'evento particolare, e quindi ci ha sorpreso proprio questo, la risposta del pubblico. il pubblico è un pubblico, come ho detto prima, molto attento. Diciamocelo onestamente, oggi non ti puoi improvvisare, soprattutto su tematiche così delicate come sono quelle attigue alla criminologia. Si parla di delinquenza, si parla di reati, si parla di sistemi mafiosi, insomma abbiamo toccato veramente vari temi, quindi è doveroso e credo anche eticamente corretto parlarne in maniera adeguata. Un ipotetico Torino Crime 2018 sarà ancora più grande? Intanto iniziamo a chiudere questo e se questi sono i presupposti direi sì, sicuramente con i due organizzatori, i due direttori, ricordiamoli, sono Valentina Ciappina e Fabrizio Vespa. C'è questa, diciamo, quest'idea, concludiamo questo. Tutta questa organizzazione che vedete è stata possibile, voglio ricordarlo, anche però alla collaborazione di altre persone. Cito per esempio l'amico Mario Ghirardi, giornalista che ha parte dello staff alla sede di Meluzzi, lo stesso Alessandro Meluzzi, che come voi sapete fa parte, diciamo, del comitato direttivo, ma soprattutto ritengo che la vera chicca sia questa creazione di questo comitato scientifico dei garanti che ha un po' racchiuso nelle varie branche della criminologia, mi riferisco ad esempio alla medicina legale, alla psicologia, eccetera, alcuni dei vari esponenti a livello italiano. Cito fra tutti Glotta, che avete appena sentito, la professoressa Cuttotti a Foggia, la professoressa Marotta ordinaria di criminologia alla Sapienza. Insomma, come vedete c'è un'attenzione anche verso la selezione, diciamo, degli argomenti filtrati attraverso questo comitato scientifico. Bene, allora noi ringraziamo Biagio Carillo per essere stato qui con noi. Ovviamente l'augurio è di esserci noi come Criminalmente al prossimo Torino Crime, e vi ringraziamo per averci ospitato qui, e quindi grazie mille. Infatti, ringrazio anche voi per l'importante partecipazione e per il grande contributo anche di immagine e di foto che ci ha dato. Grazie. Grazie mille.